Bentrovati all'ascolto da Denise Arcieri e un caro saluto. Sabato 18 maggio si è svolta presso il centro studi Feliciano Rossitti in via Ettore Majorana 5 a Ragusa, a partire dalle ore 16, la terza edizione di A Cresta Alta. Sono stata presente all'evento, ho incontrato Fabio Ferrito, presidente dell'associazione Ci Ridiamo Su. Ascoltiamo l'intervista. Anche voi oggi presenti qui ad A Cresta Alta con il vostro racconto in valigia, un laboratorio dedicato ai più piccoli per aiutarli ad esprimere le loro emozioni, a dare un nome alle loro emozioni. Sì, oggi abbiamo portato un racconto in valigia, ne abbiamo scelto uno apposito, che si chiama Orecchie di Farfalla. Nasce da un albo illustrato che parla di bullismo, di una bambina che viene bullizzata per le sue orecchie grandi. Però la meraviglia di poter raccontare qualcosa che viene presa di mira, ma può esprimere stupore, portare in un mondo diverso, può raccontare ai bambini che dalle diversità si può arrivare a un arricchimento reciproco, si può viaggiare con la fantasia e si può apprezzare attraverso il gioco l'altra persona. Ed è quello che è uscito dalla valigia oggi, che abbiamo condiviso con i bambini, ma anche con le mamme, i papà, gli zii che erano presenti. Adesso ascoltiamo l'intervista di Asfalto. Sono una band catanese nata nel 2021, composta da Ruggero alla voce, Luigi e Gianni alla chitarra, Simone al basso e Daniele alla batteria. Ciao ragazzi! Ciao! 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 Ciao a tutti! Per chi non vi conosce ancora qui a Ragusa, e quindi per i nostri radioascoltatori e le nostre radioascoltatrici, raccontateci un po' com'è nato il vostro progetto e soprattutto com'è nata la vostra passione per il punk. Questa esperienza nasce in realtà da un gruppo di amici che a un certo punto sceglie di riunirsi in sala prova anziché al bar un giovedì sera. Inizia insomma a fare le cover di gruppi che chiaramente piacevano e continuano a piacere a tutti quanti. Da lì in poi abbiamo iniziato a valutare l'idea di rendere più serio questo progetto, iniziare a scrivere qualche testo, qualche melodia, diciamo tutte accomunate da una visione del mondo, diciamo, che condividiamo tutti. La passione per la musica punk già nasceva da concerti che abbiamo vissuto in comune nei centri sociali, in cui appunto accomuniamo quindi questa passione per la musica. Abbiamo detto perché non proviamo a farla pure noi, e abbiamo appunto provato a suonarla in sala prove, nonostante Gelo per la prima volta si sentiva la voce. Comunque abbiamo iniziato a sperimentare anche in maniera goliardica, e poi alla fine è uscito un progetto molto serio. Abbiamo iniziato a sfogare nelle feste tipo fatte a casa, per esempio di compleanno, accettami in una stanza con la musica punk a divertirci e prenderci a spallate, e poi abbiamo cominciato a capire ma perché non lo facciamo anche noi un gruppo, quindi molto spontaneamente. Lo scorso dicembre avrete pubblicato il vostro primo album, Tieni la rotta, che contiene 8 canzoni, se non erro: Cemento, Nemico della gioventù, Street Punk, Non ci sto, Amore brutale, Tieni la rotta. Queste sono alcune delle canzoni contenute in questo album. I testi delle vostre canzoni affrontano diverse tematiche, dall'antifascismo alla lotta politica, con una particolare attenzione rivolta proprio ai giovani, di cui raccontate ovviamente, diciamo, i loro timori, le loro paure. Ma ci vedo anche però un voler dare un messaggio ai giovani, a dire continuate ad andare avanti, a realizzare i vostri sogni, credete in voi stessi, continuate a sperare in un modo migliore. Questa cosa me l'ha trasmesso anche il titolo un po' del vostro album, ma vorrei un po' parlarne con voi di questa cosa. Ah, sì, l'impressione che hai avuto è senz'altro corretta in realtà. Diciamo, ciò che ci accomuna è sì la passione per la musica punk, ma anche, diciamo, un interesse su diverse tematiche sociali. Più o meno tutti quanti tra noi fanno attivismo politico, sono impegnati in lotte sociali, e quindi volevamo trasmettere come contenuto dei nostri brani proprio questo. Chiaramente l'appello ai giovani è un appello che facciamo anche a noi stessi, che viviamo in qualche modo anche noi le contraddizioni che si ritrovano a vivere i giovani in questa società di questi tempi, quindi lo smarrimento, il disorientamento, insomma non avere nemmeno più passione nel fare le cose, nell'attivarsi politicamente per conquistare, diciamo, una vita e un futuro migliore. Quindi Tieni la rotta vuole centrare proprio questo obiettivo, cioè incitare i giovani a prendere in mano la loro vita e conquistarsi un futuro migliore. Volevo aggiungere il fatto che il progetto di Tieni la rotta, in realtà l'album esce sia a dicembre, ma nasce da un precedente EP che è uscito nel 2021, che è totalmente autoprodotto e che poi piano piano abbiamo anche migliorato, ne siamo migliorati, abbiamo anche aggiunto altre canzoni e altri componenti. Ci sono stati anche dei cambiamenti, anzi nel frattempo salutiamo anche Ferni e Gabriele.
cioè Ferni attualmente è ancora nostro componente, Gabriele ha pure suonato con noi, quindi comunque è un progetto anche più lungo che è nato proprio da un EP, poi è uscito l'album e ora attualmente stiamo suonando e stiamo anche facendo altre canzoni. Un'altra tematica sta alla base di ogni nostro testo è una questione insomma che sentiamo particolarmente, che è l'appartenenza a una categoria sociale, una classe sociale, e quindi tutte le difficoltà che insomma i giovani lavoratori, gli studenti universitari senza troppe prospettive vivono in questa società. Tra l'altro vorrei citare uno dei nostri pezzi più nuovi, che è Garofani Rossi, che nasce insomma la volontà di rendere onore e tributo a tutti quei lavoratori che perdono la vita nei posti di lavoro, perché sentiamo nostri fratelli che non ci sono più, e quindi abbiamo voluto dedicare una canzone a questi eroi che troppo spesso vengono dimenticati. 1000 morti l'anno sui posti di lavoro è una strage, e quindi volevamo rafforzare il nostro album anche con questa tematica qui. Ma perché Asfalto? Come nasce il nome di questa band? Nasce in maniera estemporanea. Nasce 10 minuti prima del nostro primo live che abbiamo fatto per supplire la mancanza di un gruppo che purtroppo ai tempi del Covid non si poté presentare per suonare un concerto a Catania. Quindi c'erano tante idee in ballo. Asfalto è una di queste. E ci è piaciuto come nome perché è un po' quello da cui veniamo e quello che continuiamo ad abitare, l'asfalto. Insomma, nei nostri testi si accusa anche questa assenza di spazi di aggregazione, di luoghi in cui poterci riunire in maniera totalmente gratuita e sviluppare la nostra socialità, insomma la nostra aggregazione. Questa cosa è avvenuta in strada e quindi l'asfalto nasce da questo. Poi è una metafora che può voler dire tante altre cose, si lega anche al nostro genere musicale che è lo street punk, quindi dalla strada per la strada. Ragazzi, siete qui oggi a Cresta Alta, a Ragusa. Cosa significa per voi partecipare a questo festival? Diciamo che ho avuto il piacere di parlare e conoscere Bruna, che è stato il primo contatto. Non conoscevo la realtà, so che è nuova comunque, ma fin da subito abbiamo trovato un feeling nel parlare. Mi ha raccontato la storia di Giacco, mi ha toccato particolarmente. Era un ragazzo come lui, quindi può capitare anche a noi. Questo fa riflettere sulla vita, che veramente a volte è effimera. A Catania si dice a mente in fili capito, anche per altre cose, però a volte mi fa pensare che cioè, tutto è appeso a un filo, quindi insomma fa piacere essere qua. Sappiamo che il festival è un benefit sostanzialmente, quindi ci fa piacere essere qua anche per dare supporto. Grazie ragazzi. Grazie a voi. Grazie a voi, grazie a te. E aggiungiamo che Giacomo era un ragazzo come tu e me. Adesso ascoltiamo l'intervista ai Tirnanog. Qualche mese fa sono venuti a trovarci in studio, oggi invece ci incontriamo qui a Cresta Alta. È un piacere sempre incontrarvi e scambiare due chiacchiere con voi. Ragazzi, raccontateci le novità degli ultimi mesi. Stiamo lavorando sicuramente a un rinnovamento nel repertorio, con nuovi inediti, nuovi arrangiamenti, nonché su una nuova line-up con un innesto che abbiamo qui presente alla batteria, Gianni Liuzzo, alla sua prima esibizione con noi. Allora facciamo una domanda alla New Entry: come hai scelto di sposare questo progetto? Ci conoscevamo già con Marcello da molto tempo, quindi per me è stato un piacere inserirmi in questa band e quindi adesso si inizia a lavorare, ci si diverte. Abbiamo deciso di puntare su questo assetto rock, anche con l'introduzione del basso elettrico e della batteria appena menzionata, e per presentarci anche a questi appuntamenti un po' più sostenuti, diciamo così, un po' con un sound più aggressivo, e quindi proporre Tirnanog non solo con un assetto più tradizionale e più atmosferico, più calmo, contenuto, più bucolico. Infatti ricordo che qualche mese fa, quando siete venuti in studio, parlavamo proprio di un laboratorio creativo in continua sperimentazione. Esattamente, questa è una delle novità, una delle nuove sperimentazioni che abbiamo avuto modo di testare per l'occasione a Cresta Alta. Proprio di questo volevo anche chiedervi, la vostra partecipazione qui a Cresta Alta, che è un momento diciamo per creare generosità, atti di vicinanza, atti di amore, cosa significa per voi essere oggi qui e contribuire con la vostra musica a questo evento? È sempre stupendo suonare per delle persone, per un pubblico entusiasta, e soprattutto è bello suonare per delle cause di questo genere, per un nostro compagno, perché tutti i musicisti sono nostri compagni di fatto, quindi ci fa sempre piacere essere presenti qui. È la seconda volta che suoniamo a Cresta Alta, abbiamo già suonato 2 anni fa, e quindi semplicemente siamo molto felici di sostenere questa causa, insomma. Questa causa per me, nel caso specifico personalmente, Antonio Giacchino è stato compagno di band nei Biosfera, una delle prime band punk. Mi coinvolsero in questo loro progetto e registrai anche il loro primo album, muovevo i miei primi passi, anzi i miei primi fiati con la cornamusa, e fu un'occasione per me, ecco, una bella esperienza.
Visto che c'è stata questa amicizia che ti ha unito con Antonio, un ricordo proprio legato ad Antonio. Antonio nei Diosfera era un senatore, era uno dei leader, aveva, ricordo, le idee chiarissime nonostante la giovane età, poi la sua carriera parla da sé, con le sue esperienze all'estero tra gli Stati Uniti e il Regno Unito. Però già da allora, essendo tutti ancora un po' acerbi come musicisti, ricordo assolutamente il suo senso della professionalità, un perfezionista, assolutamente le idee chiare su come il sound doveva essere, su come il progetto andava direzionato, indirizzato, e poi insomma tutto si confermò con gli sviluppi della sua carriera. Come invece persona, un ricordo legato proprio alla sua personalità? E lì allora diciamo che non ho avuto modo di vivere il gruppo dietro le quinte, sennò ecco, in occasione delle prove, tanto quanto loro, non ero ovviamente un elemento fisso, ero una guest, seguivo con loro, condividevo un 2-3 brani nella loro scaletta e poi mi invitarono a registrare questo loro primo album. Però sì, ricordo che fosse una persona assolutamente generosa, molto disponibile, cordiale. E sai, tante volte gli artisti in questo genere, quando si parla di metal, di rock, di punk, abbiamo questo aspetto, questo look magari un po' aggressivo, un po' scuro, un po' dark. E dietro questo invece a volte, molto spesso, si nascondono dei cuori buoni, dei cuori generosi. Grazie ragazzi. E concludiamo con l'intervista ai Baciamo le Mani. Ciao ragazzi. Ciao, 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 ciao. Ciao, ciao. Ciao a tutti. Ciao, ciao. Ragazzi, il gruppo nasce nel 2006, un po' per gioco, poi decidete di iniziare a scrivere le vostre prime canzoni. Com'è nata proprio la prima canzone? Ho il piacere di avere qui accanto Andrea, l'autore della prima canzone. Mi ricordo perfettamente, eravamo a Marina di Ragusa. È una roba un po' romantica, però va anche raccontata. Soprattutto eravamo più giovani, eravamo più giovani di ben 18 anni. Comunque. Esatto, quindi in realtà il primo brano nasce su Marina di Ragusa, sugli scogli, una chitarra è il primo testo. Citiamo magari per chi ci conosce, il primo brano è proprio Volessi Tornare, un brano... Un brano nostalgico, eravamo già vecchi 18 anni fa. Però se non erro poi avete ripreso durante la pandemia cambiando una parola per lanciare un messaggio a chi stava a casa. Sì. Volessi Tornare è proprio un brano che riguardava quella nostalgia di persone che volevano tornare, che vogliono tornare, che erano rimaste bloccate durante il Covid. In realtà è stato scritto proprio per tutte quelle che sono i nostri compaesani, amici, persone che sono stati sempre costretti magari a dover lasciare la propria terra e voler ritornare. Poi invece La Corriera penso che sia un brano simbolo un po' per voi, perché dà una svolta un po' al vostro percorso. Iniziate infatti il vostro tour in Europa. Rispondo io. Ciao, sono Piero. Sì, diciamo che noi siamo stati sempre definiti un gruppo locale e questa cosa ci ha praticamente dato un macigno sulle spalle, che poi a un certo punto, una canzone che è La Corriera, in realtà poi il disco che si chiama L'Albero delle Seppie, ed è stato bellissimo perché in realtà con una collaborazione tra amici fatta con La Pegatina, che è un gruppo spagnolo, e con un disco appunto L'Albero delle Seppie, siamo riusciti prima a sbarcare in Spagna, poi arrivare in Inghilterra, in Olanda, in Belgio, e da lì diciamo che finalmente siamo riusciti a scrollarci di dorso questa brutta definizione da gruppo locale, e piano piano abbiamo capito di essere anche forse anche un po' bravi, forse poco poco. Infatti 3 album, oltre 400 concerti, Italia, Francia, Belgio, Olanda, Inghilterra e tutta Italia ovviamente. Tantissime collaborazioni, il desiderio costante di mettervi in gioco è quello che sempre vi ha contraddistinto, di sperimentare, siete camaleontici, esplosivi, sempre pronti a coinvolgere con tanta ironia e gioia il gruppo. Tu prima diceva eravamo un po' più giovani, cosa direste ai ragazzi degli inizi? Non fate musica, cambiate mestiere, che non conviene. No, in realtà li sproviamo perché non c'è un vero cambio generazionale. Tutti quelli iniziano a suonare con la chitarra, batteria, basso, trovare amici, trovare un genere in comune e provarci e suonare, trovare dei buchi dove ancora si fa musica dal vivo, che sono ormai pochissimi, e buttarsi. Allora, ricordo dei vostri live, facciamo 2 risate, appunto anche perché voi siete un po' ironici. Vi va di raccontarci proprio l'aneddoto più bello, diciamo un po' goliardico, un po' più bizzarro che vi è capitato durante un live, un concerto? Sono tantissimi, ma io darei la parola al maestro Di Pasquale, perché lui ha un abecedario di aneddoti. Bisognerebbe filtrare quelli che si possono raccontare e quelli che no, la maggior parte non si possono raccontare. Uno che si può raccontare.
In realtà gli eventi, quelli clou, non sono sul palco ma sono durante i viaggi. Praticamente sono quelle forse le esperienze, sì, più assurde. Anche più che la, magari il singolo aneddoto, in generale noi quello che ci piace sempre raccontare di questi viaggi che abbiamo fatto per anni, che ora per questioni anagrafiche non riusciremmo a fare più fisicamente. No, comunque cioè, noi partiamo col furgone da Ragusa o a volte anche da Marina di Ragusa e arrivavamo fino in Olanda, tant'è che la gente ci prendeva in giro alla fine dei concerti in Olanda. Una sera abbiamo detto: finito un concerto alle 10, vabbè, noi torniamo in Sicilia. Ci hanno guardato e detto: ma in che senso? Nel senso che vi fermate in albergo, poi partite? No, no, noi stiamo tornando, non ci fermeremo mai per 45 ore, in questo momento stiamo proprio partendo per tornare a casa. E quindi abbiamo fatto per anni queste belle esperienze che possiamo raccontare, che magari sarebbero un po' difficili. A Firenze era la via di mezzo tra l'Olanda e la Sicilia e abbiamo fatto un po' come alla Verdone in autogrill, a lavarci le ascelle, in ginaglia si può dire, le pieghe, ecco, fisiche del nostro corpo. Il vostro messaggio è anche quello, sì, di prendere le cose sul serio ma con un po' di leggerezza. Volevamo capire il vostro rapporto con la leggerezza nella vita e nel vostro modo di fare musica. Questo parte dal nome dei Baciamo le Mani. Molti ci chiedono come mai questo nome. In realtà forse è l'enigma della tua domanda, sta proprio nel nome. Il nostro obiettivo è stato sempre quello di portare in giro quello che è l'essere siciliani, quello che è l'energia, quella che è la leggerezza, la spensieratezza della nostra cultura. E quello soprattutto di sdoganare quello che ogni volta si andava a percepire fuori dall'Italia. Questo concetto della sicilianità, della Sicilia, purtroppo lo devo dire, ogni volta c'era questo binomio Sicilia-Mafia. Quindi la leggerezza che abbiamo sempre messo sul palco, negli spettacoli, è servita soprattutto per rappresentare la nostra terra in giro per l'Europa. Quindi questo elemento che hai citato di spensieratezza è quello che ogni volta ha trovato il pubblico durante i nostri concerti e che continuiamo comunque a mettere sul palco. Sull'aspetto della leggerezza, la vita è talmente pesante, talmente breve, che quello che consiglio è: suonate, divertitevi e non fate cazzate soprattutto. Volete bene il prossimo, che la vita è breve. Tornate stasera qui a Ragusa a cantare, a suonare insieme la vostra città. E l'emozione di ritornare a fare una gita dopo tanti anni, anni chiusi per Covid, che ha quasi ammazzato la musica dal vivo, ed è sempre una gioia, anche perché siamo, si può dire, coglionazzi? Ecco, noi siamo dei coglionazzi sul palco e quindi ci divertiamo sempre e sarà bellissimo, ci divertiamo insieme agli amici. Una volta ci seguivano con i dread, con i rasta fino ai piedi, ora sono tutti con i passeggini, compreso io. E invece su questo festival a Cresta Alta, cosa significa per voi partecipare a questo festival e attraverso la vostra musica contribuire ad un gesto d'amore, di condivisione, di vicinanza? Abbiamo conosciuto Mr. Giacchino. Uno degli aneddoti più belli che abbiamo nei confronti di Giacchino è quando lo trovavamo proprio in tour in Inghilterra, e a Camden Town, mentre passeggiavamo, ci siamo sentiti proprio urlare "Baciamo le mani!" Ed era proprio lui che stava lavorando dentro un baracchino. Mi ricordo, ci ha fatto mangiare delle cose buonissime, quindi abbiamo un bellissimo ricordo e abbiamo condiviso anche molti palchi con lui. Quando suonava in Idiosfera noi eravamo alle prime armi, quindi contemporaneamente condividevamo il palco delle Giornate dell'Arte. Noi abbiamo sempre seguito questa manifestazione da fan, abbiamo sempre seguito i ragazzi nella costruzione di questo progetto. Esserci per noi è un segno importante nei confronti di Giacchino, ma soprattutto anche dei ragazzi che hanno costruito questo progetto di solidarietà. Quindi per noi la nostra presenza è fondamentale per spingere il nostro pubblico, che vediamo tra l'altro sta arrivando anche in grande quantità, per sensibilizzare appunto questa manifestazione e questo tema importante della beneficenza. Ci salutate intonando qualcosa? Intonato. Con te passano gli angeli. Cioè, l'ultima cosa, una signora una volta ci disse: ma ce la fate quella degli angeli? Signora, ma qual è questo degli angeli? Passano gli attimi. La signora pensava che fosse una canzone sugli angeli, invece era una canzone sugli attimi. Era in realtà una storia diversa da quella che lei pensava. Vi ringraziamo per averci seguito, un caro saluto, a presto da Denise Arcieri.